Fatta alla Camera, del resto che la fiducia sia diventato da anni, giusto o sbagliato che sia, uno strumento per portare a compimento i provvedimenti, non è una novità. Lei, Presidente, sa perfettamente che se noi ci dovessimo trovare per la terza volta ad una dichiarazione di incostituzionalità sulla legge elettorale, io chiedo a tutti i colleghi, ma cosa ne sarà delle istituzioni democratiche? Cosa ne sarà della fiducia che ormai è abbastanza già residua dei cittadini nei confronti del Parlamento, nei confronti delle istituzioni democratiche? Criminali. Il crimine comporta dolo, cioè volontà, una volontà porca, una porcata appunto come Calderoli definì lo stravolgimento della sua legge elettorale nel 2005. Questo non gli impedì di votarla, così come oggi la Lega sta avallando questa nuova porcata. Ed è naturale, direi genetico. I figli del Porcellum fanno porcate. Grazie, sì, in effetti discuteremo di casi di molestie sessuali. Sicuramente avete visto che ci sono anche relazioni riguardo a molestie sessuali all'interno delle istituzioni europee, anche all'interno del Parlamento, quindi è importante discuterne. Ma ritengo non sia sufficiente di parlarne. Dovremmo anche mettere per iscritto cosa intendiamo fare noi come Unione Europea, come istituzioni dell'Unione Europea. Dobbiamo impegnarci a cambiare questa situazione terribile. Le inchieste le deve fare il comitato ad hoc presieduto da un questore eletto dal Parlamento. E di questo comitato fa parte anche un assistente parlamentare. Quindi tutto quello che si dovrà fare sarà fatto. È inaccettabile che accadano vicende di questo tipo. Mi auguro che siano limitatissime all'interno del Parlamento. Non abbiamo, poi vedremo la quantità delle persone, ma fino adesso non abbiamo un numero così elevato di denunce, però anche se fosse un solo caso sarebbe, per quanto mi riguarda, inaccettabile. Già ho detto in passato, quando ho dovuto prendere una decisione disciplinare nei confronti di un nostro collega, qual è la mia opinione sul ruolo delle donne nella società europea. Quindi da questo punto di vista sarò inflessibile nell'infliggere sanzioni durissime nei confronti di parlamentari che avessero violato il nostro codice e le nostre regole. Ragazzi, è un casino, è così, è un casino. Allora, allarghiamoci. Andiamo indietro. Andiamo indietro. La Lazio promuoverà un'iniziativa annuale organizzando per i tifosi, giovani tifosi della Lazio, un viaggio annuale presso la Auschwitz. Anzi, la stragrande parte della tifoseria della Lazio condivide questa nostra posizione e noi faremo anche tante altre iniziative che serviranno per prevenire nel futuro certi e reprimere certi episodi. Penso che la Lazio come società e pure gli stessi tifosi nella storia hanno dimostrato di mettere in atto sempre iniziative contro il razzismo, quindi anche questa volta penso che la società si sia mossa. Poi per quanto riguarda l'episodio di domenica, penso che sia riconducibile a pochissime mele marce, però è giusto che venga fermamente condannato.